La grande paura della gente, ecco. Forse dobbiamo aiutare la gente a ragionare su queste paure e vedere che molte volte non hanno basi, non hanno consistenza, ecco. Ed allora il Veneto tornerà ad essere quella terra accogliente che è sempre stata. Veneto, terra di solidarietà, dove la paura però oggi rischia di minare l'accoglienza, una terra che il cardinale Parolin, bassanese d'origine, conosce bene e che oggi a Padova ritrova con le sue storie migliori, quelle dei medici con l'Africa, QAM. Ma oggi più che mai serve un impegno comune per affrontare anche il tema dell'accoglienza dei profughi, ricorda Parolin. Non dobbiamo spartire le colpe o spartire le responsabilità, dobbiamo lavorare tutti insieme, credo che ognuno ha il suo compito da svolgere e solamente così. Quando diciamo per esempio che l'Europa non ha una politica comune nei confronti del fenomeno della migrazione e che è fondamentale, proprio questo, cioè non dividerci ma unirci e dare risposte comuni. Nessuno deve essere lasciato solo nell'emergenza, per questo il segretario di Stato Vaticano parla anche ai sindaci che rifiutano l'accoglienza nei propri comuni. Ai sindaci che non accolgono diciamo quello che ha detto il Papa, ecco, dal ritorno dalla Svezia. Mi pare che il Papa in poche battute ha inquadrato molto bene il tema. C'è l'accoglienza e c'è l'integrazione. Come coniugare le due cose non è facile, però torno a dire, se lo facciamo insieme forse ci riusciremo.